Amiche e amici di Molfetta Live, buonasera. Il giorno della grande festa sta per giungere alla conclusione. Siamo qui per raccontare gli atti finali di questa bellissima, ma anche per qualche attimo sfortunata giornata dell'8 settembre. La festa di tutti quest'anno. Si è più volte ribadito questo concetto per annullare qualunque tipo di differenza sociale, di differenza personale, perché è davvero la festa di tutti, è la festa dei molfettesi, è la festa di chi risiede qui, è la festa di chi giunge qui per svolgere il proprio mestiere nel corso della fiera, è la festa soprattutto dei marinai che accolgono la Madonna dei Martiri in questo giorno, ed è la festa anche dei tantissimi molfettesi che in tutto il mondo celebrano la Madonna dei Martiri, sia con le processioni. Abbiamo raccontato in questi giorni quello che avviene a Hoboken, ad esempio, o in Australia, o in tantissimi angoli del mondo, che con la replica in miniatura di questi momenti straordinari, ed è ci sentiamo quindi di dire che davvero è la festa di Molfetta. Questa è la barca, sono le tre barche che stanno giungendo in banchina San Domenico per lo sbarco, e come potete vedere attorno a noi c'è la folla dei molfettesi, le luci, le bandiere, lo scenario di festa per vivere, per accogliere la Madonna dei Martiri. Ci siamo, mancano pochi minuti, alle 20 in punto è previsto lo sbarco, una giornata lunghissima. Oggi qui con noi c'è un amico di Molfetta Live, un lettore, il nostro Luca. Luca, che cosa sta vivendo Molfetta? Quali sono le emozioni che si percepiscono in banchina San Domenico? Sono delle emozioni forti, delle emozioni che, come diceva prima il compagno Adriano, si vivono fortemente tra i molfettesi. Sono emozioni che in un qualche modo raccolgono la comunità molfettese in questo giorno. Al di là delle differenze, al di là di qualsiasi problema, al di là di qualsiasi situazione, la Madonna è in un qualche modo la protettrice, assieme al nostro patrono, assieme appunto a San Corrado, di tutti i molfettesi. Qui appunto una grande folla, una folla appunto che da tutto questo pomeriggio è qui attorno ad aspettare lo sbarco della Madonna, che poi seguirà, Adriano, giusto, andrà in cattedrale. Esatto. Intanto raccontiamo un po' quello che sta accadendo qui, perché formalmente adesso si comporrà la processione che porterà in cattedrale l'immagine della Madonna dei Martiri. Sta giungendo in questo momento la banda. Sappiamo che pochissimi minuti fa è partito dalla cattedrale il corteo istituzionale col gonfalone, con le istituzioni, intanto i tuffi, i chiumi alla Madonna, una tradizione nella tradizione, perché Molfetta è anche questo, perché la festa, la fiera è anche questo, una tre giorni che quest'anno si è trasformata in una quattro giorni da venerdì, dal 6 di settembre. I tuffi intanto al porto, straordinarie come sempre l'affetto, la partecipazione e la devozione verso la Madonna dei Martiri. Ricordiamo un po' quella che è stata la giornata di festa odierna, che sta per andare a concludersi. È partita già da questa mattina con le messe che partono in primissima mattinata, con la banda che ha fatto il giro della città. Ecco intanto che si preparano anche i fuochi, perché non mancheranno spettacoli pirotecnici, lanci delle diane fragorose che da questa mattina hanno illuminato il cielo molfettese, e poi la processione di oggi pomeriggio. Alle 3 in punto i marinai hanno bussato alla porta della Basilica della Madonna dei Martiri per ricevere fra le loro braccia la loro protettrice, la protettrice dei marinai, e poi è partita la processione che si è conclusa qui nel primo tratto. Alle 16 in punto l'imbarco, intanto attenzione, come possiamo vedere qui ci sono le operazioni di attraccaggio
e poi i tuffatori stanno tirando le tre imbarcazioni, ricordiamo la Giulia Arana, la Giovanni Paolo II, la Margherita Madre, le tre barche quest'anno sorteggiate per questa magica occasione, quella del trasporto della Madonna dei Martiri all'interno del nostro porto. Continuiamo appunto a vedere le operazioni dei tuffatori che con grande forza, diciamolo, è un lavoro non affatto semplice, non affatto poco faticoso, sono con tutte le loro forze pronti a tirare, trainare davvero le tre imbarcazioni, immagini come sempre suggestive di forza del grande lavoro anche che c'è dietro a questo evento, a questa festa straordinaria. Una festa tra l'altro che abbiamo temuto potesse concludersi nel peggiore dei modi con uno sbarco anticipato piuttosto che realizzato in fretta e furia, perché nel pieno del pomeriggio le condizioni meteo non sono state delle migliori, c'è stata una pioggia intensa, vero Luca, che ha complicato e che ha un po' rovinato la festa sulle tre imbarcazioni. Sì, vero, una pioggia davvero intensa, una pioggia che in un qualche modo ha messo in pericolo quella che è la festività della Madonna dei Martiri, ma in ogni caso si può dire che la Madonna ci ha accompagnato, ha accompagnato i molfettesi, ha accompagnato questa festa, ha accompagnato soprattutto la Madonna. È stata una grande situazione comunque di comunità, dove appunto tutti sono stati coesi nel momento dell'imbarco e ora lo vedremo anche nel momento dello sbarco. C'è stato un attimo di tensione, c'è questo piccolo episodio che vogliamo raccontarvi noi di Molfetta Live. La Madonna nel momento dell'imbarco si trovava in una situazione molto critica, ma ora appunto siamo nel momento dello sbarco e di sicuro la situazione è molto più tranquilla, cioè è di sicuro un momento di festa. Vediamo ancora i tuffatori. Sono giunte nel frattempo anche le delegazioni delle confraternite molfettesi che di fatto accompagneranno il simulacro della Madonna dei Martiri nel tragitto della fiera, il tragitto poi che tra l'altro è occupato dalle bancarelle. Intanto adesso noi vi lasciamo per qualche minuto alle immagini chiaramente suggestive. Ci siamo, la Madonna dei Martiri sta per sbarcare, sta per tornare a terra. Salutiamo i tantissimi tra l'altro che ci stanno seguendo da tutte le parti d'Italia, anche da fuori. Oggi ci avete scritto davvero in tanti per aggiornamenti, per sapere se tutto fosse confermato, per restare un po' qui e noi davvero ogni volta siamo ripagati dal vostro affetto, di tutto quello che è il nostro lavoro, la nostra attività nel fornirvi anche gratuitamente questo servizio per farvi sentire qui con noi, qui per vivere queste emozioni. Ed ecco la diana fragorosa adesso lanciata nel cielo molfettese, mentre si canta Evviva Maria, e ci siamo davvero a questo punto, mentre le sirene continuano a suonare.
Corrado! Le ultime manovre prima dello sbarco, sono qui presenti tutte le confraternite. A brevissimo lo sbarco. Continuano le manovre. Continuano ad essere lanciate mongolfiere, fuochi d'artificio per la Santissima Madonna Maria dei Mari. Le ultime manovre per attraccare le tre barche insieme alla passerella, utile ovviamente poi allo sbarco. Dinanzi a noi anche la delegazione civile con il sindaco Tommaso Minervini, il presidente del consiglio comunale Nicola Piergiovanni. C'è anche l'onorevole Galizia in rappresentanza delle istituzioni nazionali. E anche il vescovo, signor Cornacchia. Tra le rappresentanze civili anche la senatrice Minuto, il vice sindaco Allegretta, insomma. Una folta squadra di rappresentanze istituzionali e della chiesa locale che adesso si sta recando per l'omaggio alla patrona di Molfetta, la Madonna dei Martiri. Cuore ricco di gioia per accogliere la nostra madre
dopo aver benedetto il luogo delle vostre passioni, il luogo del vostro lavoro, il luogo di tanti perigli, quale il mare, ritorna sulla terra e vuole incontrare i suoi figli, tutti noi, pronti ad accoglierla sì nelle nostre braccia, ma soprattutto nel nostro cuore. E la nostra madre è la madre che vuole incontrare i propri figli. E allora insieme la supplichiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto delle tue seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi do la benedizione, una benedizione che vuole essere di saluto e di ringraziamento. Di saluto perché impegni mi riportano a Roma e non posso trattenermi alla conclusione della vostra bella e magnifica processione. Di ringraziamento per aver trovato qui figli che amano la mamma, che amano la Madonna, che amano il suo figlio. Ci lasciamo nella pace del Signore e nell'impegno ad essere tutti testimoni dell'amore di Dio, dell'amore di sua madre verso di noi e verso i nostri fratelli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri e buona festa ancora. Adesso la benedizione della la statua, ma di tutti i presenti, questa particolare presenza del Monsignor Benciu che ha arricchito e impreziosito questa festa patronale del 2019. Carissimi, prima di vivere questo momento di accoglimento della prima di recarci verso la nostra cattedrale in compagnia della nostra Mamma Celeste, permettetemi eminente di esprimere anch'io a nome di tutta la cittadinanza della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Ternizzi il nostro vivo grazie. Con un bel applauso noi le diciamo grazie per essere stato con noi questi due giorni di festa e di preghiera. Lo scorso anno Sua Eminenza ha fatto compagnia a Santo Padre il Papa Francesco proprio per il 25esimo del giorno, 25esimo anniversario della morte del nostro Vescovo Monsignor Tonino Bello, servo di Dio. Eminenza, grazie. Lei presiede il Dicastero delle cause dei Santi. Noi affidiamo anche alle sue preghiere questa bella causa, perché la figura, perché gli esempi umani e spirituali, sacerdotali ed episcopali di questo servo di Dio, Don Tonino, possa essere emblema e esempio per tutta la Chiesa e la Chiesa universale. Noi l'accompagniamo con la nostra preghiera e auguriamo buon viaggio, perché domattina Sua Eminenza in partenza per Cuba. Quindi, ed è un viaggio, non era previsto quando ha accettato di essere qui tra noi. Grazie Eminenza, mentre lei sarà in viaggio noi pregheremo per te.
Ed ecco il Monsignor Benciu che adesso sta scendendo dalla passerella, seguito da dal Vescovo Cornacchia. Sindaco Tommaso Minervini. E i rappresentanti del Parlamento. Capitano della Guardia Costiera, presidente del Comitato Feste Patronali, insomma, una folta delegazione, come abbiamo detto poc'anzi, sia delle istituzioni ecclesiastiche sia laiche. E ci siamo in questo momento, dopo la benedizione, la passerella su cui poggerà la statua è stata posizionata, e adesso naturalmente ci chiedono anche lo spazio dovuto per permettere di effettuare in sicurezza le operazioni. Iniziano i primi botti, ricordiamo che stanotte attorno alle 11.30 dovrebbero cominciare il tradizionale spettacolo pirotecnico, ma ci siamo.
porta sul confalo, l'hai portato qua. Altre disposizioni? Dove sta la mano, la vicinanza? La sai tu. E si compone dunque la processione, come sempre aprirà la croce, poi vi sarà la delegazione di tutte le confraternite con il rispettivo pagliotto e il simulacro della Madonna dei Martiri, chiuderà il corteo, poi la delegazione civile guidata dal gonfalone del comune di Molfetta. A chiudere il corteo, come mi ricorda giustamente Luca, ci sarà anche una delegazione dei molfettesi nel mondo che, proprio come da tradizione, in questi giorni festeggiano il loro convegno annuale, proprio per ritrovarsi in questi giorni di festa straordinari per tutta la città di Molfetta. Ebbene, con l'inizio della processione, con la banda in sottofondo, ci avviamo alla conclusione di questa diretta, dandovi appuntamento
alla, alla ritirata presso la, la cattedrale. Luca, un saluto ai nostri tantissimi web spettatori che ringraziamo come sempre per la partecipazione e per l'affetto. Ringraziamo veramente tutti, eravate, siete stati in tantissimi. E a brevissimo con la diretta nella cattedrale di Molfetta. A fra poco.